Salve a tutti, ben ritrovati su Let's Play Thief Gold. Allora, bisogna andare alla fabbrica per costruire il simbolo sacro. Prima di questo devo far fuori un po' di non morti. Allora, la fabbrica si trova da questo lato. Come potete sentire, ci sono vari non morti ad attendermi. Quindi io salgo prima di qua, salgo prima da questo lato qua, che porta alla biblioteca. Qua lo facciamo fuori. Via. Incredibile. Ce l'ho fatta, ragazzi. Lo mettiamo qua dietro. Kindle, sei un così ingenuo novizio a volte. La manifattura del simbolo sacro che hai creato non è difettosa. Il problema è che un semplice iniziato come te non può compiere la benedizione che implora il costruttore di trasformare il simbolo da semplice metallo in un sacro artefatto. Ti suggerisco di chiedere ad uno dei sacerdoti di benedire quel sacro simbolo per te, o non servirà a nulla. Se sei in imbarazzo, puoi visitare l'osservatorio sulla cima della torre a San Gennel e parlare con fratello Renaud. Lui sa di un altro modo per instillare nei simboli sacri la benedizione del costruttore. Ok. Facciamo fuori anche questo spirito. Forza. Quanti colpi ci vogliono? Ok. Ottimo. Questo è il chiostro, è l'uscita del chiostro. Dannati zombie. I zombie alla fine sono fastidiosi, perché benché siano lenti possono essere uccisi con armi normali. Io quello che voglio levarmi di mezzo è quella ammerita non morto che si trova nella fabbrica. Zombie. Ok. Vediamo se riesco. Via. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Quello forse era l'ultimo. L'ultimo ammerita non morto. Aspettiamo che questo zombie se ne vada dalle scatole.
Allora, la torre San Gennel è esattamente questa qua davanti a me. Sento ancora un ammerita non morto, ragazzi. Lo devo eliminare. Ah, mannaggia. Aspettiamo che esca da lì. Aspettiamo. Aia. Ok. Ci ha tirato una spadata, ma per fortuna non sono morto. Ok. Altra pozione, così almeno evitiamo. Allora. Stai lì pure a guardarti quel cadavere. Guarda la quantità di zombie malefici. Io voglio entrare proprio in quell'edificio che è Sant Tenor. Di qua. Non ci sono mai entrato. Anche qua c'è un dannatissimo ammerita non morto. Allora. Odiosi, mamma mia. Ok, andiamo nel seminterrato. Art thou still poking around for a holy symbol? There might not be any to find any longer. Why dost thou not go to the factory and make one for thyself? Lo so che, non, che lo devo, lo so che lo devo costruire il simbolo, non c'è bisogno che me lo vieni a dire tu. Scendiamo e andiamo verso la factory da sotto però. Mamma mia. Bene. Allora, la factory si raggiunge da questo lato, dovrei, se mi ricordo bene. Qua. Dovrebbe essere proprio di qua. Per fortuna gli zombie sono lenti, ragazzi. Ok. Oh, finalmente nella factory. Un pochino qua che cosa. Ok.
c'è niente. Ok. Da questo lato invece, da quell'altro lato. Un bel martello gigante. Macchinari vari. Altari. Oh, frecce di fuoco, ragazzi. Di qua non si passa. E di qua si torna indietro. C'era un altro lato, però. Qua c'è l'ascensore. Ah, ok. Il calderone. Vediamo il messaggio. Punto 1. Posizionare uno dei calchi nei quattro perni davanti al calderone di fusione. Punto 2. Tirare la leva a sinistra per chiudere il calco. Punto 3. Spingere la leva a destra per inclinare il calderone. Quando l'indicatore sul muro segna che lo stampo è pieno, riportare il calderone nella posizione iniziale, tirando la leva di destra. Punto 4. Spingere la leva a sinistra per aprire il calco. Rimuovere il nuovo oggetto costruito e il costruttore sia lodato. Qua abbiamo una scelta di 6 calchi. E direi che questo è il calco che ci serve per costruire il simbolo sacro. Andiamo a posizionarlo. Lo chiudiamo con la leva di sinistra. Dannati zombie. Apriamo. E ci prendiamo il nostro simbolo santo. E qua, ragazzi, questo calco qua mi ricorda una chiave. Quindi, ragazzi, voglio vedere se mi posso fabbricare anche la chiave. Chiave della cantina, ottimo. Ora direi che di qua posso anche andarmene dall'ascensore, ovviamente. Anzi, invece che dall'ascensore, voglio andare a esplorare al di fuori di quel pertugio. C'è la scatola che ci ho buttato prima. Un pozzo. No, qua è chiuso. Ah, lì sopra c'è qualcosa, eh. C'è qualcosa. E questo è una candela. E lì ci sono delle scale. Saliamo e andiamocene. Allora, a questo punto, ragazzi, penso che mi fermerò qua. Qua sono abbastanza al sicuro. Mi sono procurato un simbolo sacro, finalmente. Eccolo qua. E con questo simbolo sacro dovrei... Adesso lo porterò a quel fantasma e vedrò se mi dice qualcosa, qualche informazione in più. E credo che dovrò ancora
santificarlo. Anche se già so dove devo andare. Devo andare sulla torre in cima a San Gennel. Ok, quindi questo avverrà nel prossimo video di Let's Play Thief Gold. Per il momento, ciao a tutti. Ciao.